Smartphone o telefonino? No, un telefono tradizionale, non vado avanti con la moda. Che fa col telefonino di solito? Messaggi? Sì, sto messaggiando. Smartphone o tradizionale? No, smartphone. Smartphone, eh? Prediligi te, il messaggio oppure parlare? Dipende dalle occasioni. Liceo scientifico Pietro Mazzone, sezione staccata di Gioiosa Ionica, ragazzi riuniti perché da qui a poco vedranno un filmato sul il pericolo dell'uso dei telefonini con una frequenza molto, molto accentuata. Ascoltiamo poi in seconda battuta i loro pareri dopo aver visto questo interessante filmato. Questo libro nasce da un rinvenimento quasi casuale. Sul manuale di istruzione del mio cellulare c'era scritto di usarlo a un centimetro e mezzo dal corpo. È stata questa la molla di un'inchiesta che mi ha portato in un lungo viaggio dall'America alla Scandinavia, passando per l'Italia, alle radici di questa sospetta cautela. Le aziende vogliono che se un giorno si dovessero scoprire in maniera ufficiale che i cellulari fanno male, poter dire io ve l'avevo detto e nel frattempo fare tranquillamente, continuare a fare affari. Non c'è una prova fino a 10 anni, dopo 10 anni il rischio aumenta. E mi preoccupo che gli italiani non lo sappiano, ma sono molto solidale con loro perché nessuno gliel'ha detto. Questa è una cosa così importante a cui non è stata data nessun risalto, quindi è normale che gli italiani non sappiano. Invece gli italiani devono sapere per fare un uso più consapevole. Ora, solo la scienza può emettere verdetti. Se un prodotto fa male si ritira dal mercato, se fa male ma non se ne può fare a meno, bisogna fornire tutte le indicazioni che servono per prendere precauzioni e limitare i danni. Legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Alla luce di quanto abbiamo visto sui pericoli, quante ore tu lo usavi al giorno e quanto lo userai? Non lo usavo molto spesso, sinceramente, giusto per fare delle telefonate essenziali. Non amo la tecnologia. Prediligi il messaggio oppure la parlata? Parlare. Mi rattrista molto il fatto che comunque al giorno d'oggi sempre il cellulare occupa quasi interamente le nostre giornate. Anch'io personalmente vedo che non riesco a stare senza. È un peccato anche perché oltre a danni di tipo danni fisici causa anche un calo di tipo sociale, i ragazzi stanno sempre più spesso al telefono e passano meno tempo con gli amici. Spero comunque che questo video riesca un pochino a cambiare quello che sta avvenendo e che ci faccia un po' aprire gli occhi. Questo video, possiamo dire, ha cambiato molto il mio modo di vedere appunto il cellulare. Già infatti durante la visione il cellulare in tasca iniziava già a pesarmi, si può dire. Io spero che ci sia questa maggiore pubblicità appunto per i danni negativi del cellulare e che ci sia una maggiore sensibilizzazione. E credo sia molto importante sottolineare il fatto come le multinazionali, quali comunque le grandi case che costruiscono cellulari, non riescono a mettere delle norme per poter appunto limitare questo rischio di tumore e di idiomi alla parte del cervello. Quindi credo sia importante una campagna da questo punto di vista, sotto questo punto di vista, quindi informare la gente che purtroppo è molto poco informata. Dunque credo sia molto importante anche fare una campagna, anche se la vedo una sfida molto, molto dura.